Il 15 gennaio 2001 nasceva Wikipedia, la libera enciclopedia collaborativa, e io c'ero. C'ero nel senso che tra aprile e maggio 2000 avevo messo a punto il mio primo sito web fatto interamente da me e ospitato in un sottodominio gratuito. Questo per dire che sono un vecchio di internet. Ora quindi dovreste capire l'importanza delle grafiche in sovraimpressione, soprattutto questa qua in alto. Supportate un povero vecchio del web che ha sempre dispensato esperienza. Questo però vuol dire che anche per Wikipedia sono trascorsi quei 20 anni e sebbene la usi tutti i giorni e abbia contribuito in ridicola parte fin da subito, ci sono dei fattori che mi fanno pensare che non stia andando veramente da nessuna parte. Andiamo però con ordine. La Wikimedia Foundation è un ente che si occupa di finanziare e quindi rendere indipendente questa enciclopedia che ha miliardi di visualizzazioni di lemmi in centinaia di lingue tutti i santi giorni. I suoi dettami sono che deve essere gratuita, fruibile liberalmente e soprattutto collaborativa, cioè fatta da chiunque voglia aggiungere o modificare dei lemmi attenendosi a linee guida definite e enciclopediche e citando le fonti originali. Ricordatevi questa cosa perché ci tornerò tra poco. Il punto focale ora però è capire che Wikipedia sia semplicemente un raccoglitore di fatti ed eventi presenti in altri luoghi del web, formattati in una maniera di più semplice e comprensibile possibile, con riferimenti interni che possono esulare da quell'argomento specifico che si sta consultando. Questo permette di seguire un percorso di consultazione molto più profondo e completo rispetto a tutto quello che si era visto prima. Voi probabilmente non potete nemmeno immaginare la perdita di tempo e la fatica che si faceva nel cercare singoli argomenti su quel web che aveva un Google presente da soli 3 anni e le informazioni separate in vari siti veramente poco semplici da consultare. Ve lo dico io, ore della propria vita invase dal Comic Sans, ma vi rendete conto? Quello che sto quindi cercando di dirvi e che deve essere chiaro, Wikipedia è solo un primo passo per approcciarsi alla conoscenza di un argomento o personaggio e non un vero punto di arrivo della conoscenza. Se pensate che su Wikipedia ci sia tutto e che sia il punto di arrivo per poter conoscere, beh, allora vi consiglio di andarvi a vedere la mia recensione su Creators The Past, perché quello è un film che potrebbe fare per voi. Con questo non voglio dire che Wikipedia non sia affidabile, ma solo che non è da prendere per oro colato quanto ci sia dentro, perché purtroppo si basa su di un lavoro umano paragonabile a quello delle scimmie, con davanti una macchina da scrivere che tentano tutte assieme di realizzare un'opera di Shakespeare. Insomma, un lavoro disumano che per ovvie ragioni è comunque lacunoso e con imprecisioni. Bisogna dire che ci sono sistemi interni piramidali che lavorano per limitare al massimo questi errori, però ora spero vi ricordiate che vi avevo detto di tenere a mente che chiunque può aggiungere lemmi seguendo linee guida enciclopediche e citando la fonte. Ogni contributore può fare una modifica ad una pagina e questa andrà subito a disposizione di tutti per poi passare per le mani di un revisore di primo livello che verrà controllato da uno di secondo, che verrà controllato a sua volta da uno di terzo e così via. Dovremmo aver notato quindi già il primo problema. Una modifica va subito online, ma quanto tempo passa prima che qualcuno la verifichi? Possono passare da poche ore a diversi giorni e questo negli anni ha creato diversi problemi con addirittura lotte interne fra i correttori verificatori di più livelli che hanno tenuto bloccato pagine per giorni su argomenti spinosi o di attualità. Ma un argomento appena caduto ha già una vera valenza enciclopedica? Questa domanda è fondamentale per capire Wikipedia. Cos'è enciclopedico? Per rispondere sfrutterò, mi piange il cuore a citarlo, Salvatore Aranzulla, losco figuro della divulgazione informatica italiana, che però invidio. La diatriba sulla presenza o meno del suo lemma, che ancora non c'è,
ha scatenato una vera e propria guerra in Wikipedia anni fa. La sua presenza non è ritenuta enciclopedica da controllori di vari livelli, sebbene le sue collaborazioni o lavori siano citate in diverse pagine dell'enciclopedia stessa. Da notare poi che in Wikipedia c'è un'intera sezione dedicata ai cronisti sportivi, con vita, morte e miracoli di una cinquantina di questi. Insomma, due pesi, due misure. Questo si verifica anche su tantissimi altri argomenti, basti solo pensare alle differenze tra la Wikipedia italiana e quella inglese. Molti lemmi da noi non approvati in quella inglese ci sono tranquillamente, ma anche solo parti all'interno di un lemma possono venire pure totalmente stravolte tra le varie lingue. Quindi chi sono questi controllori? Persone comuni, come dicevo, anche senza una conoscenza di base o specifica sull'argomento che stanno trattando. Queste persone, facendo modifiche anche minime, acquisiscono peso all'interno e negli anni possono imporre una certa visione dei fatti, col risultato di vere e proprie disuguaglianze alla luce del sole. Perché non so se lo sapete, ma per Wikipedia vale di più la modifica di una persona qualunque, appoggiata da un link esterno ad un fatto, che le dichiarazioni di una di quelle persone coinvolte. Insomma, esagerando per assurdo, il negazionismo della Shoah potrebbe essere dietro l'angolo. Adesso voglio farvi un rapido esempio di una mia ammonizione ricevuta. Con due sei bannato. Tutto nasce agli europei del 2016, in cui un calciatore islandese di cognome Skúlason interrompe nei cuori dei cittadini della mia area. Il motivo è che il suo cognome è molto simile ad un intercalare volgare di uso comune e per questo si è arrivati a dargli pure la cittadinanza onoraria. Ebbene, il solo inserire quel fatto nel suo lemma, con tanto di articoli di giornale a riprova, mi ha portato all'ammonizione con la seguente motivazione: cerchiamo di usare questo progetto per quello che è e non come un'estensione dei social. C'è già un'enciclopedia per le amenità e le curiosità divertenti. Cos'altro devo aggiungere? Due pesi, due misure, perché è ovvio che le cittadinanze onorarie in altri personaggi ci sono e come. Dopo le problematiche umane è giusto affrontare quelle tecnologiche. Wikipedia è vecchia e si basa su di un sistema di creazione delle pagine detto interpretativo. Si usano quindi tag e codice specifico per impaginare, formattare e creare la struttura, cosa che oggigiorno è desueta e risulta di difficile utilizzo e molto laboriosa sia per il contributore che per il controllore. Per un sistema basato sul controllo, non essere intuitivo, semplice e rapido da usare non è per nulla una bella cosa, ma il vero problema è che, vista la vastità dell'enciclopedia stessa e il livello di entropia in essa, è tendente a infinito. Insomma, in parole povere, un aggiornamento di un nuovo sistema più semplice ed efficiente richiederebbe probabilmente più lavoro che rifarla totalmente da zero, lemma per lemma. In conclusione, questo problema tecnologico unito ad una enciclopedicità ad personam segna, a mio avviso, il destino di morte fredda di questo progetto che tanto ha fatto, che sta facendo e che però continuerà ancora a fare per la divulgazione di conoscenza umana. Insomma, questa Wikipedia, al netto di veri e propri stravolgimenti tecnologici e di controllo sull'uniformità di giudizi e regole dei controllori, è da considerarsi solo un primo step dell'umanità per creare un'immensa biblioteca del sapere tecnologica degna di un'Alessandria d'Egitto moderna e globale. Insomma, per creare un vero e proprio Terminus, per chi conosce le letture di Asimov. Voi intanto ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, di commentare per farmi sapere la vostra sulla mia posizione a riguardo a Wikipedia e condividete questo video con altri interessati. Io intanto riprendo la lettura di qualche lemma di Wikipedia perché, diciamocelo, è ancora incredibilmente comoda e utile per farsi un'idea su tante cose. Alla prossima! Ciao!